Piade Ligt, vai, pure più giovane, porco Giuda, vai, va. Cruciale, 4 anni. De Ligt, nuovo incredibile acquisto dell'AC Yorts. Attenzione perché questa può essere la Leao! E c'è il gol dalla lunga distanza, una rete pazzesca. Jude Bellingham. Occhio alla porta. Leao! Siamo a 14 punti sopra lo United. Se questa la gioco e la vinco, bro, è game over, bro. La Premier League è vinta. Tenta la botta da lì. Leao! Buono, goduria, goduria, goduria. Cioè, questo potrebbe essere il giorno in cui noi finiamo la carriera con la AC Yorts. Potrebbe essere la fine, ragazzi. Oggi dobbiamo giocare la Champions, il campionato, ragazzi, cioè. In campionato siamo ciotti, 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 ciotti. Guarda come stiamo messi in campionato. In campionato siamo fortissimi, raga. Infatti in campionato probabilmente simuleremo tutto. Giocheremo la Champions e giocheremo l'FA Cup, che sono le cose, ovviamente, che dobbiamo portarsi a casa. Assolutamente per forza, perché se no lo sapete che potrei rosicare. Allora, Newcastle, 17esimo. Vediamo se possiamo iniziare bene la giornata. Giriamoci una sigaretta. 3-1, ottima sconfitta. Però non è importante il campionato quanto ottavi di finale alla Red Bull Arena contro il Lipsia. Qui siamo pronti, qui faccio pure una piccola conferenza stampa. Guarda che squadra, guardate che squadra, regà. Fleming 93, Leao 90, Pafundi 91, Duran 89, Scott 88, Bellingham 92, Camavinga 91, De Ligt 90, Araujo 90, Lewis 88, Ter Stegen. Gioca, va. No, raga, nevica, porco Dio. Ma come nevica? Ma mo la palla si muove tutta strana, capi? Abbiamo modalità competitiva con la difficoltà in base al player, quindi è tosta, eh. Oddio, guarda che partite che so queste. Altro che triplete facile. Sarà difficile portarsi a casa, eh. Questo è uno di quelle. Segna 1-0 per il portiere. Boom! Scott! Che bombe che tira Scott! Guarda che ragazzino! 111 km orari, boys! Balla pia, va, coglione! Sì! Questo è gol, per forza! Lascia partire il tiro! Decisivo qui l'intervento del portiere che ha salvato tutto! Il portiere è un mostro! Qua si è davvero superato! Non riesce a allontanare definitivamente! Colpisce al volo. Bello! Pafundi! Molto bene, molto bene. Allora, 3-0 e andiamo next. E questa è l'occasione giusta per riaprire il match. La mette in area. Hanno un granché rinvio, pericolo. Christopher Kunku. E il pallone entra. Adesso c'è un solo gol da recuperare. Un minuto di recupero. Come sempre, la UEFA che ci deve scammare. Un minuto di recupero, più il gol al 49esimo. E finalmente c'è, cioè, il recupero del pallone e il possesso di palla. Sì, contropiede alla José. Punta la porta. Attenzione, tutto solo. Palla ancora in gioco. Attenzione perché c'è il pallone è ancora buono. Bellingham, perché non ci proviamo da qui? No, siamo coperti. Bello! Duranville! Godo! Fleming! Next! 4-1. La Roma vince 2-1 contro il Liverpool, rischio la sega. Ragazzi, va bene tutto. Mo dobbiamo risimulare col secondo team contro il Bournemouth che è 16esimo. Vai. Oh, qui ragioniamo. Ottavi de... no, va giocata. Va giocata. Ottavi de finale d'FA Cup. Ottavo de finale d'FA Cup contro l'Arsenal, ragazzi, va giocato. Pronti? O tocca vince, eh? Non voglio scherzi. Si accentra. Ciao! Griddy! Buonasera, amo. Vai, 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 vai. Fleming, sto... Bello! Finalmente mando dei beat per i saluti. Però stasera volevo chiederti un consiglio. Un bacione a tutti voi. Bacione a te, Pietrone. Fleming! Non me la possono ripiare, bro. Dormi, dai. Dai, va a dormire, va.
A dormire, a dormire. Allora, Liverpool in casa. A noi che cazzo ce ne frega? Quanto stiamo? Ciao, 15 punti sopra, ragazzi, stiamo in Premier League. Vai, con le maglie rosse, tanto è simulazione veloce, magari si confondono. Ecco, si sono confusi i nostri. Lipsia. No, è Tottenham. Tottenham, quarti dei finali di FA Cup. Raga, questa deve essere la nostra vendetta. Questa deve essere la nostra vendetta, ragazzi. Difesa 5, ci salirà il Cristo. Ma va bene così. Guarda, guarda che striscia dei difensori, porco Dio. Muovono bene il pallone. Attenzione perché questa Fleming Late Night in the middle of June. La fa mocca al Tottenham. Il capitano. Mamma mia, De Ligt quanto è solido, raga. Porco Giuda. No, non meritiamo, eh. Non lo meritiamo, eh. Bernardo Silva. Non lo meritiamo, porco Dio. No, no. La parità, attenzione. Il gol del pari che cambia anche psicologicamente la partita. Tottenham di merda, lo odio. Bella, eh? Avanza lungo la fascia. Traversione in area. Bello! Fleming! Mostro! Al volo, di sinistro. Il capitano! Madonna, Fleming pare davvero CR7, frate. È troppo forte. Penso sia uno dei giocatori più forti provati in carriera, frate. Non c'ha senso, è troppo bello. Raga, guardate la minimappa, per favore. Guardate la minimappa. Che succede? Calcio protagonista sulle frequenze di ATV. Dio, vai Fleming! Facile. La tripletta, una giornata speciale per lui. Facile. Mamma mia, comunque Pafundi dà delle palle insensate, oh. Stanno tre squadre in campo nella minimappa, ragazzi. No, 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 no. Io contro il Tottenham non vado più next. Cioè, il Tottenham vado next sul 4-1. Se devo. Beh, De Ligt è un killer, capi. Passaggio da dimenticare. Palla regalata agli avversari. È Jude. Intanto un altro appuntamento da non perdere sui canali di eSports. Sfida per veri intenditori. Mi aspetto un e va dentro. Mamma mia, che squadretta, ragazzi. Godo, fanculo al Tottenham. Allora, 4-1 all'andata. Vai, momenti clou. No, no, col cazzo che simulo, regà. No, non si può fare. L'importante è non prendere troppi gol. Quindi nei momenti clou, diciamo, non c'è mai capitato di prendere tanti gol. Vai, Pafu. Oh, ma lo vedi, eh? C'è spazio davanti. E c'è il gol dell'1-0. Una Pafundi da dei palloni, ragazzi. Possiamo simulare, raga, 5-1. Ma quando porco Dio ci riprendono, su 2-0, Fleming e via. A Roma ha preso il cazzo al Liverpool. Ci abbiamo creduto, ragazzi. Allora, dobbiamo simulare pure questa classifica. Ecco, 12 punti, il Tottenham. Si sta avvicinando, il Tottenham a noi, ragazzi. C'è poco da fare. Guardate se tocca ricominciare a giocare pure il campionato che perdiamo tutte, porco Dio. Dai, simula e farmi una vittoria. Porco due, raga. Il Paris Saint Germain. Momenti clou? Per forza. Quanta gente c'è? Ha il supporto dei compagni. Ma fatevi vedere, porco Dio. Da lì può provare. No, Gagliardo. Raga, devo segnare qua. Subito a Tottenham, ci sono novità. Può andare in porta. Finisce qui. Dunque, con risultato di parità. Mastico Romano per... 0-0. Tottenham vince contro il Chelsea. Non male la situazione in campionato, ragazzi. Paris Saint-Germain. Difesa 5. Mbappé 95, capo. No, ma. Prima che mi sento male. Non fate piappalla a Mbappé. Se Mbappé non prende palla, non può segnare. Questo è il programma, bro. Bello Fleming, bravo. Crossa verso il centro. Raga, impazzivo proprio male. Impazzivo male. Leo, fammi lo scatto. Bellingham è certamente uno dei tanti campioni pronti a mettersi in luce quest'oggi. Hai il gol nel sangue, Pier. Con la capacità. Ciao Zanone. Sei un grande, ti seguo sempre specialmente. No! Oggi Fleming non sta a prendere la porta, eh. Però non stanno attacca bene.
Zitto, zitto! Ma com'è possibile? 5 stagioni non so di insegnamento. Possono passare in vantaggio. No, raga, è scriptata. No, raga, è 100% scriptato, bro. Non posso dire, non posso segnare. Partita è, oh, ma è sta scriptata. Sì, olè! Difensore Ronaldinho. Donnarumma, aspetta qui. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. Non è ancora finita questa azione, attenzione. Palla intercettata, nuovo possesso. Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. Come Donnarumma? È tostissima sta roba, raga. What? Il fatto è che qua è il primo tiro che piego. Prova con questo filtrante, può nascere qualcosa. Kylian Mbappé, eccolo il gol. Ma Ter Stegen deve uscire là, ragazzi. Lì deve uscire Ter Stegen. Porco del demonio di Dio. Controllano molto bene il possesso del pallone. Lascia partire il tiro. E c'è il gol. Con il risultato che cambia. Leao. Subito. Quella cazzo di fascia. Leao un mostro, eh. Cercato di mettere la gol interna, palla leggermente alta. Non vuole entrare, raga. Mettiamo Isaku al posto delle Leao che sta un po' stanco. Minchia, però è arrapante gioca. Palla buona per Mbappé. Intervento provvidenziale del portiere. Per Stegen. Una nuova occasione per il Paris Saint-Germain. Mamma mia. A caccia del gol della vittoria. Che forte che è coso De Ligt, cazzo. Grande sofferenza per i tifosi in quest'ultima parte di gara. E stop! Occhio Pier qui. Fleming! Che cazzo di stop che ha fatto, porco Giuda, ragazzi. È andato dritto con quello stop. Oh, molto bene! Molto bene! Forza! Primo round in archivio, missione compiuta per i padroni di casa che ora sono favoriti per la qualificazione. Intervista post partita, andiamo a insultare subito un po' sti francesi coglioni. Conosciamo i suoi punti deboli, capo. Allora, ma qual è il problema principale della nostra vita e salute, ragazzi? Paradossalmente è il campionato. 7 punti di vantaggio, olè! Da 14 a 7! Questa è l'ultima simulazione che faccio. Non è l'ultima simulazione che faccio. Molto bene, molto bene. Ritorno in casa del Paris Saint-Germain, ragazzi. La squadra è praticamente quella di prima. Paris Saint-Germain, ritorno dei quarti di finale dei Champions. 2-1 per noi, il risultato dell'andata. Tocca a tenere duro. Il tottismo c'è. Marquinhos. Efficace il possesso del Paris Saint-Germain. Mbappé! Mbappé! Ecco il suo gol. Lì può provare e interviene prima che sia troppo tardi. Gran palla profonda. Ecco il gol. Calmi, calmi. Fleming non sbaglia mai. 2-2, raddoppia. Occasione importante. Intervento disperato. Ter Stegen, attenzione, palla ancora in gioco. La catenaccio. Efficace il possesso del Paris Saint-Germain. Può metterlo da lì. Attenzione! Rete! Raga, ma che gol ne so, porco Dio! L'arbitro fischia, c'è l'intervallo qui al Parco dei Principi di Parigi. 3-3. Dai, raga, non è possibile. Imprendibile! Mbappé! Ha scelto la precisione, ma è mancata la mira. Aspetta un'azione davvero pericolosa. Hanno la possibilità della ripartenza. Possono sfruttare la ripartenza. Palla buona per Mbappé. E c'è la rete. E c'è la doppietta per lui. È ingiocabile. Può metterla da lì. Che parata di Donnarumma, era vicinissimo. Ma come, regà? Come? De Paul. No! No! Porta palla. Il
tifosi spingono Mbappé a calciare. C'entra il bersaglio, continua lo show, è arrivata la tripletta. Si accentra, attenzione. E c'è il gol, ancora lui. Pia quel pallone, pia quel pallone. Ha ricevuto De Paul. No, aprilo! Porco Dio! Non c'è nessuno a coprirlo, questo coso! Ogni cazzo di roba che fa! È da solo! Non riescono a correre, non lo riprendono, è imprendibile! Grande possibilità questa! E c'è il gol! Cosa cazzo sta succedendo, zio caro? Ma come posso levare i miei titolari? Non posso! Non posso manco cambiare i cosi, perché se cambi la metti un po' più di profondità, non lo so! E ti fa da Wisacqua al posto delle Ao! Gara che riprende dopo la rete che fissa il risultato di questa sfida sul 6-5 complessivo. Può far male da lì! Porco Dio! Porco Dio! Non moriamo mai! Non moriamo mai! Siamo la C-Yorks! Non moriamo mai! Fanculo Mbappé! Buono il pallone recuperato. Dio City. Ancora 2 minuti da giocare. Possono ripartire in contropiede. Prova a calciare! Fleming! Fleming! Lo fa! Lo fa! Lo fa Fleming! Lo fa! Sto sudando. Ciao nonna, ciao, calma. Catenaccialo. Fischia. Porco Dio. Servono 8 sigarette. Mamma mia ragazzi. Fleming, porta a casa il pallone. Porta a casa mia madre. Porta quello che te pare. Porco Giuda Fleming. Abbiamo appena assistito alla partita più bella della carriera, ragazzi. La partita più bella della carriera questa è. Madonna, ma quanto cazzo è difficile giocare sta difficoltà, ragazzi. È impossibile. Mbappé, te lo giuro, è imprendibile Mbappé. Vi giuro è imprendibile. Guarda questo che stop che ha fatto, bro. Parla, intervista post partita, ragazzi. Vanno fatti i complimenti. Va baciato il cazzo a Fleming in tutti i modi possibili, porco Giuda. Non ce ne frega un cazzo di chi beccamo. Francesco, che domanda. Fleming ha fatto 4 go. Fleming è un top player. Il migliore del mondo, Fleming. La fortuna non c'entra niente. Gli ho rotto il culo a sti deficienti. Gli ho rotto il culo. Capo, abbiamo ottime possibilità. Oh. Allora, fammi vedere un po' chi abbiamo beccato, ragazzi. Il Liverpool. In semifinale dei Champions League, ragazzi. Non ci fa paura niente e nessuno, capi? Allora, contro l'Aston Villa. Senti, simulazione veloce con la prima squadra. 1-1. Porco Dio! Tocca ricominciare a giocare pure il campionato, perché stava a piare. Ah, vabbè, però ci abbiamo il Tottenham. Ecco, sta partita contro il Tottenham del campionato in realtà è molto importante. Ah, il Man City così dar nulla è ritornato. Perfetto. Vabbè, però sta partita è troppo importante, regato. Va assolutamente giocata. Va vinta. Porco Giuda, sto Tottenham del cazzo. Stiamo a più 6. Che male non è. Però non è il più 15 che avevamo prima. No, momenti clou, regà, secondo me vanno male i momenti clou. Questa va giocata per forza. Dopo c'è la Coppa col City. Ma non me posso permettere di giocare con la seconda contro il Tottenham, capito? Secondo me dobbiamo giocare qua prima. Potevo far riposare De Ligt, magari, e giocavo con Russo, però vediamo. Vediamo come va. Dobbiamo vincere, capi. Ci offre un interessantissimo incontro di Premier League. Di fronte ci sono Tottenham e Boro. Occasione da sfruttare. Ma chi è Messi? Ma chi è Messi? No, è Pafundi. Vaffanculo, va. Che classe. Ma che ne hai visto, partì. Mamma mia, l'ha stoppata, oh. Si scrive Pafundi, si legge Messi. Taglia dentro il campo. Manu! Tentativo respinto. A Botman! A coglione! Vai Fleming, faglielo! Dobbiamo tirare un siluro a incrociare. Parala va! Parala va! Beccate sto siluro sotto al 7 dei Fleming! Serve un altro gol e poi next, boys. Perché col Tottenham, lo sapete, le simulazioni diventano pazze. Servirebbe la terza pera. Facciamo i cambi e poi simuliamo. Madonna, dopo la partita col Paris Saint Germain siamo forgiati. Bravo Pafundi, bello. Fateri, grazie del sub, bello.
giornata, doppietta per lui. Allora, facciamo un attimo i cambi, così facciamo riposare un po' i giocatori per la partita contro il Manchester, no? Simulazione, vai, risultato 4-0. Il City che vince, continua a vincere. Il City è troppo forte in campionato, ogni volta rompe il cazzo, ritorna dal nulla. Oh, che palle. Madonna, guarda che partite che ci arrivano, raga. Semifinali. Guarda quanto sono stanchi. Molto bene. Semifinali di FA Cup. Quanto costa Fleming? Alla fine vediamo tutti i prezzi, vediamo tutto. Vedremo chi avrà più coraggio, ma anche più voglia di rischiare per portarsi a casa la vittoria. Pippa Rodri. La finale te la devi meritare. Bellissima azione, ragazzi. Ha spazio. Rafa. E chi te ferma? E chi te ferma? Rafa Leao. Bravo, Rafa. E si ti fa cagare. Ma fanno tutte cagare in confronto al Paris Saint Germain, zio cane. Pura, provalo. Provalo, provalo. Prova. E c'è il gol. Un tiro pazzesco. Nulla da fare per il portiere. Ma com'è partito? Ma che cazzo di tiri so? No, no, lui è forte, eh. Lui c'ha 95 tiro dalla distanza. È veramente forte a tirare. Fleming, ci manca il tuo gol. Però a te non interessa. Per te l'importante è la squadra. E invece eccolo! Fleming! Faglielo! Quanto cazzo è forte Fleming. Il City fa cagare. Ma sono stanchi. Ci hanno underestimato, bro. Guarda che palletta di Lewis, oh. Sono troppo belli poi i tiri al volo. Cioè, è troppo forte al volo il Fleming. Ah, raga, no, no, no. Next sul 4-0. Non vado next qui. Mi dispiace perché ho troppa paura. Siamo troppo vicini a tutti i nostri obiettivi. Si va next sul 4-0. Fleming, fai uno scatto tipo incredibile. Si fa spazio. Ha una grossa chance qui, attenzione. E c'è il gol. E adesso sono 4 le reti di vantaggio. È un mostro sacro. Però c'è Butter Leeds. Ah, raga. Ciao, dai. Ciao, ciao, ciao. Tripletta de Fleming. 5-0. Finale contro il Manchester United. Bella finale contro United. Allora, vai. Conferenza stampa. Ci prepareremo bene come sempre. Ragazzi, semifinale di Champions League. C'è anche qualche possibilità che la squadra Liverpool possa vincere? Abbiamo buone possibilità di vincere. Che sta merda? Ibanez, Kop Meiners, Schlotterbeck, Bennacer e Ricci. Salcedo, Dembélé, Núñez... Gli famo un culo quadrato, gli famo. The Champions! Namo. Champions diventano abbastanza forti, ragazzi, però. Occhio al movimento dei compagni. Possono passare in vantaggio. Mamma mia, mio padre Fleming, ragazzi. Mio padre Fleming. La difficoltà in base al player, neanche FIFA riesce a trovare la difficoltà adatta a Fleming. È troppo forte, è infermabile. Vola Fleming, stop di testa. Metto l'assedio il più due, il secondo in pochi minuti. Ma che cazzo ne tiri? Ma che ragazzini tira, regà. Invece ci ha sorpreso optando per la precisione calciando d'interno, bravo. La precisione calciando d'interno. Ho smolecolato la porta. Attaccano con più elementi. E c'è il gol, conclusione incredibile. Ma da dove ha tirato? Il Liverpool. Ma va tatti under culo, va. Ma che cazzo hanno beccato? Pippo e Paperino. Sono delle seghe. Alla Roma, è vero. L'avranno rubata, regà, come sempre. Bellingham. Respinta col corpo. Calcio di rigore. Next. Madonna, Fleming! Ne ha fatti 5. Ah no, 4. L'ultimo l'ha fatto Leao. Vabbè, ragazzi, dai, c'è... No. Giochi momenti clou dell'altra, perché no, non si può fa. Non si può fa. Giochi momenti clou. Allora, vinto il premio allenatore. Ma mi fa vedere... No, ma è possibile. Mi fa vedere un attimo la difficoltà. Ma è rimasta tutto giusto, no? Sì, tutto estremo. Modalità competitiva. Difficoltà in base al giocatore. Ah, raga, cioè... No, non ci sono scuse. Siamo infermabili. Infermabili, sì. Però stiamo a 6 punti sopra il City in campionato. Cioè,
quello è il problema principale. 6 punti sopra non è bellissimo. Un momento clou con la prima contro l'Arsenal. Oro anche su un rigoretto per noi. Un bello 1-0, capito? Bello puzzolente. Sta vittoria ci farebbe proprio comodo. Si libera bene, occhio perché è solo. C'è profumo di gol. E glielo fai! Il golletto della merda! Duranville! Ama! Buonissimo! Portomuso! Fleming, hey mister, so che la gente non fa che parlare del mio nuovo ruolo che mi ha assegnato. Cazzo dici? Sei punta da 6 stagioni. Allora, raga, Liverpool 6-0, l'andata. Noi abbiamo imparato dai nostri errori. Non possiamo simulare neanche sul 6-0, ragazzi. Noi giochiamo in momenti clou. Oh! Leao in solitaria! Occhio al contropiede. Occhio qui. Non ha avuto l'istinto giù. Fischia alla fine l'arbitro, esplode il pubblico di casa. Risultato che spalanca le porte della finale. Va bene, un po' di fair play, dai ragazzi. Siamo in finale, ragazzi. Achiors in finale di Champions League. Non sappiamo ancora chi è. Il Marsiglia. Che cazzo è l'Olympique Marsiglia? La partita più difficile nostra è stata quella col Paris Saint-Germain. Quindi adesso però ci abbiamo... Madonna, che palle, raga, porco Dio. Watford, 18esimo in campionato. Hai l'umile? Sì, infatti no, dobbiamo essere umili. Dobbiamo essere umili, capo. No, simulo dal calendario. Molto bene! Come stiamo messi? Sempre 6. E mo ci abbiamo invece la partita che potrebbe aggiudicare la vittoria del nostro campionato. Quante partite ci mancano? Allora, 1, 2 e 3. Raga, ci basta un pareggio. E abbiamo vinto la Premier League. Siamo pronti? Ricordatemi di fare i cambi perché poi abbiamo pure la finale d'FA Cup. Dai, simuliamo la lenta, dai. Erziti, ma rotter, cazzo. Fa cagare la minchia, fa cagare, porco Giuda. Simula lento, poi entriamo quando al massimo dobbiamo alzare la coppa. Sì, ti fa veramente... Ma guarda come si muovono i giocatori miei, oh. Guarda quanto corrono. Ederson in finale dei Champions. Ecco qua. Raum. A fine primo tempo, se stiamo ancora a perdere, scendo. Palo. Oh! Leao. Cioè, sono proprio contento dell'acquisto delle AO. Possiamo dire ufficialmente che questa squadra qui è la squadra più forte della storia delle nostre carriere per ora? È anche quella più lunga, perché comunque 5 stagioni non l'avevamo mai fatte. Ne avevamo fatte massimo 4. Oh, entriamo! È veramente difficile che sbagli un colpo, ed è normale che altre squadre si siano interessate. Che occasione, Pier! E c'è la rete, passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Ragazzi, ma io non entro. Trova il vantaggio al tramonto del match. Dolce era velocizzata. Aspetta. Partita agli sgoccioli, può essere una delle ultime occasioni. È arrivato il gol, incredibile. Niente, ragazzi, siamo i king dei comeback, sì. Ammutolito tutto lo stadio, ammutolito tranne i tifosi della Chiors. L'Etihad muto. Vorrei vincere, capito? Cioè, vincere adesso sarebbe iconico. Un gol di Fleming. Attenzione perché questa può essere. Eccolo! Aguero! Fleming! È nostro! Il capitano! Il capitano F7! Era praticamente impossibile. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Arbitro che fischia la fine del match e comincia i festeggiamenti. La cerimonia di premiazione è rimandata alla prossima gara casalinga, ma è un dettaglio, Pier. Ok, prossima gara in casa, ragazzi, festeggiamenti. Bellissimo, bellissimo. Godo come un coglione, godo. Mentre adesso dobbiamo concentrare il nostro cervello, va focussato sull'FA Cup. Faremo il nostro meglio. Scott, Pafundi, Fleming, tutti belli puliti. Araujo un po' stanchino, ma non ci interessa. Loro pure sono belli stanchi. Gioca. Dai, forza. Mamma Fleming. No, oh, la zanata, questo è contropiede per il Manchester United. Che pippa. Ma raga, no, umili, oh, umili. Perché sto già sorridendo? Sto 0-0. Rashford.
palla in mezzo, prova a inventare qualcosa, prova al volo, ha trovato il colpo effetto ed è uscito uno dei gol più belli della stagione. Nulla da fare per il portiere. Ashford al volo, vai dai, si recupera. Ottimo tiki taka qui, prova il tiro e c'è il gol che riporta il match in equilibrio. Finale, forza, forza, con umiltà, affundi. Mi ricordo ancora la partita con lo United, ragazzi, dove abbiamo preso 5 pere. Un cazzo di nessuno. La mette in mezzo. Non lo fai rivedere un secondo per curiosità, cioè. Mamma mia, Fleming ha provato veramente, boh, ha provato il gol carriera. Finale d'FA Cup, poi, cioè. E qua non sbaglia Jude Bellingham, 2-1. Che mostro Bellingham, zio cane. Tirano tutti certi ragazzini, boh, insensati. La mette in mezzo qui. Deviazione provvidenziale, palla che sembrava destinata in porta. Che palle però, aveva riprovato senza motivo a fare sto cazzo di scorpione, è un pazzo. Fleming non entra nei scorpioni, sto rigore va sotto al set, imparabile. Possono, no, ho tirato piano. Con questo rigore. Invece no. Centro dagli 11 metri. Certi ragazzi. Fleming, il capitano, 3-1 per noi. Mamma mia, quanto è elegante Pafundi, ecco. Questo era un contropiede della Madonna, sto coglione ha dovuto fischiare. Stava a spaccare il culo, forza. Formazione di casa che sta facendo valere il fattore campo, come evidenziato anche dai numeri. Però questo possesso fino a questo momento è servito a poco. Manca l'ultimo passaggio per lì. Attenzione a questa occasione. Vuole il cucchiaio. Ha scavalcato il portiere con uno splendido pallonetto. Mamma mia, Fleming, quanto sei sexy. Mamma mia, ci siamo, ci siamo. Siamo tutti un po' Fleming sessuali, ragazzi, eh. È da innamorarsi proprio. Raga, io penso che Fleming costi una cosa, una roba tipo un miliardo. Secondo me, cioè, non è che ci abbiamo tanto da girarci intorno. È il migliore al mondo, la gente ancora non lo sa. Può avanzare lungo Leao. Leao! Madonna, Leao, questo è il calcio totale di Ted Lasso, capo. Ah, raga, meno male che abbiamo comprato De Ligt. De Ligt ci ha svoltato completamente la difesa. Abbiamo trovato i nostri punti deboli della scorsa stagione. Dacci questa FA Cup. Dacci questa cazzo di FA Cup. E andiamo. E andiamo pure con l'FA Cup. E stiamo a 2 su 3, capi. 2 su 3. Faccela vedere l'FA Cup. La seconda. La seconda FA Cup della nostra carriera. Voglio vedere Fleming, il capitano che la alza, ragazzi. Facci vedere Fleming il cup. Alzala, Fleming. Alzala, bello nostro. Olè. Calcio, perché lo amiamo io? Quanto è bello veder festeggiare la C-Yours. Partiti dal nulla. Bellissimi. Olè, olè, olè. Next. Raga, è vero, quanto è brutto sapere che non esiste Fleming. Quanto è brutto pensare che Fleming non esista nella vita vera, raga. Tristissima sta cosa. Siamo invincibili! Questa qua simulata lenta perché vogliamo alzare il trofeo. Quindi simulata lenta fino all'ottantesimo, quello che è, e poi entriamo. 1-0, Churlinov. Olè! Ma come? Rompiamo gli erculo a sti rincoglioniti. Si erano rincorse le voci sul suo possibile ritiro. Bellingham. Bravo Jude, piasto pallone, dai. Una delle ultime volte che sentiremo questa canzone ai gol, ragazzi. Non può far niente il portiere. Ingioiatela. L'arbitro ha messo le cose in chiaro, questa è l'ultima. Occasione, conclusione sul palo, ma il gioco continua. E c'è la rete. Perché è invincibile il Burnley? Da lì può far male. Bravo Pafundi. Alzare parecchio il prezzo, ci vorrà. Bella palla, occhio. E c'è il gol incredibile. Uno dopo l'altro hanno trovato il pari. Ragazzi, tira certe pigne, porco due, fanno volà, oh. Giocata è. Corre, devono sbrigarsi se vogliono trovare il gol. È tutto solo. Incredibile. Trova il gol, rimonta pazzesca, ora sono avanti.
calcio con la F di Fleming. Quasi mi commuovo. Ultima speranza per arrivare al pareggio. Posizione invitante. È arrivato il gol del pari, la doccia fredda per la squadra avversaria che stava già pregustando la vittoria. Eccolo il triplice fischio, per loro è arrivato il giorno del trionfo, il momento della celebrazione per un titolo conquistato. Ammazza che cadaveri, oh! Abbiamo vinto la Premier League, porco Giuda, siamo la C-Yorks, dai, esultate, oh! Cazzo, siamo i tifosi del Manchester City! Siamo a 2 su 3. Oh, ma quanto è bella la Premier League, raga. Partito da lontano, i sorrisi, l'emozione, le pacche sulle spalle e la coppa pronta. Quanto è bello il trofeo della Premier League, è troppo bello. La nostra prima Premier Fleming. Arrivare a questo successo. Chiunque giochi a calcio sogna di vivere momenti come questi e di poter alzare un trofeo ed è quello che sta per alza la Fleming. Tutto buggato, raga, non c'è il tifo. Non si sente il rumore del tifo, è tutto buggato, che tristezza. Però siete bellissimi, ragazzi. Il tifo buggatissimo, tutto... sono statue. Porta la Fleming, portala in giro. Forza C-Yorks, sempre. Quanto cazzo siete belli. Una squadra incredibile. Adesso, ragazzi, arriverà un po' il bello. Allora, abbiamo l'ultima partita. Tanto ormai siamo campioni, non ci interessa niente. Vinciamo comunque 3-1. Gagliardo, Fernandes. Finale dei Champions League, ragazzi. Rispondiamo a ste domande. Forza C-Yorks. Sono stati 5 anni di carriera fantasmagorici. Trossard, Danjuma, Cancellieri, Berardi, Raskin, Paquetà, Jaime, Badiashile, Rudiger, Mosquera, Voldemort. Non è una brutta squadra in realtà, se ci pensi, eh. Beh, confronto alla nostra fa cagare. Però in confronto alla nostra fanno cagare un po' tutte le squadre, se ci pensi. UEFA Champions League. Pronti. Che sta per incoronare la nuova regina d'Europa. Ci attendono 90 minuti, se basteranno. Dai, ragazzi, sapore de carcio. Appassionati di sapore de carcio, capo. Questa è pronti. L'atmosfera delle grandi occasioni. Questo è l'Olimpia Stadium di Berlino. Pierluigi Pardo e Lele Adani pronti per questa super finale di UEFA Champions League. Non so se perdo. Non mancherà. Rudiger, ciotto, tosto. Mazza, Rudiger però ne sa è forte, eh. Occhio a questo giocatore capace di abbinare qualità e quantità come pochi, e può essere un fattore chiave per questa sfida. E sicuramente tra i protagonisti di questo torneo fin qui. Lo dimostra la sua eccellente vena realizzativa. Non sarà facile oggi in tempo. Occhio Pier qui. 1-0 dunque in questa finale di UEFA Champions League. Fleming! Chi? Se non lui, chi se non Fleming? Di time finish rosso, bevuto. Mi sarei aspettato la soluzione di potenza e invece ci ha sorpreso optando per la precisione calciando d'interno, bravo. Per la prima volta Lele Adani dice effettivamente la verità. A Marsiglia, mando annate. Nuovo possesso per loro, occasione per il Boro. Il tuffo del portiere che sventa. Ma guarda che cazzo ha preso Voldemort. Umili! Con questo pallone. Berardi, il miracolo di Ter Stegen da pochi passi. Stiamo a rischiare, raga, non mi piace sta cosa, eh. Palla ancora in zona pericolosa. Di contropiedalo. Tenta la verticalizzazione, buona idea. Palla che giunge a destinazione, occhio. Ancora una possibilità. E c'è il gol! Gol sulla respinta del portiere. Duranville! Madonna, ma come sto a tirare sta partita, raga? Non ho sbagliato un time finish sta carriera, sta partita tutti rossi. Sarà l'emozione, capi. Campione, campione, ole. Può riaprirla qui. Mamma mia, delete! Delete! Prova a girare la difesa. La parata di Ter Stegen. Ter Stegen si sta superando. Guarda che ce le stanno a me le occasioni, eh. Ce le stanno a me le occasioni. Ottima la copertura. Avete visto chi c'è contro? Ruce. Che cosa ci fai qui? In finale di Champions. Ma dove sei nato? Ma dove sei ito? Truce. Dove cazzo sei ito? Finisce il primo tempo 2-0 per noi. Let's go. Stiamo a massacra, ragazzi. Li stiamo a massacra. Posizione ideale. All'occasione per restare in partita. Risultato che torna in qualche modo in bilico grazie a questo gol. Buerardi. Gara che riprende con l'UM che vuole il gol della parità dopo essersi portato a meno uno. E giocano, t'ho detto, guarda, ne sanno, Muovono bene il pallone.
lascia partire il tiro e c'è il gol, doppio vantaggio grazie a questa rete, i tifosi ci credono, vedono il traguardo all'orizzonte. Ma che fa? Ma mi lasciano lo spazio, mi lasci lo spazio a Fleming, ma allora non avete visto un cazzo, non avete studiato. Doppietta di Fleming pure in finale dei Champions. Paris Saint Germain è stata l'unica nostra vera sfida oggi, per il resto siamo troppo forti, troppo superiori. Vai De Ligt, fagliene un altro, voglio il 4-1 e finita. C'è spazio sulla fascia, provalo, conclude a rete, palo, si gioca ancora. Murato al momento del tiro, occhio all'imbucata, va col tocco sotto, bravo Ter Stegen, che portiere incredibile ragazzi, gli ultimi minuti della nostra carriera. Spazza via il pallone Duranville con il fisico, vuole il 4-1, è finita. Leao, 4-1, è finita. La parola fine al match, almeno così crediamo. Quasi impossibile. Riplete eseguito. Che bella carriera. Partita che bella carriera. Mia molto precisa. Mischia la fine l'arbitro con la coppa che va in archivio, trionfa al termine di un torneo giocato. Triplete eseguito. La Ciors sul tetto del mondo. Partiti dal nulla. La pressione era notevole. Partiti in terza divisione inglese con tre banane. Francesco Totti in panchina, la prima esperienza da allenatore. Uno stadio da 15.000 persone. Pischelli, giovani, un progetto. La Ciors vince il triplete. Non solo una finale, Pier. Un'intera stagione da ricordare la loro e da incorniciare. Hanno compiuto un'impresa straordinaria. Capitano Fleming, arzala. Qualsiasi aspettativa. Arzala cornuto. Intendo anche coloro che non li ritenevano in grado di vincere un trofeo così importante. Ma la verità è una, quella del campo. Quanto siete belli! Quanto siete belli! L'Europa, Lele, si avvera il sogno che molti di questi ragazzi avevano fin da bambini. Che carriera meravigliosa, ragazzi. Ho portato un po' di giallo-rosso con me. In questa carriera ho portato un po' di giallo rosso con me. Del calcio europeo. Sugli spalti alcuni sembrano ancora non realizzare del tutto ciò che è successo. Zanodaje. La Coppa dei Campioni non hanno mai mollato, volevano salire sul tetto. Quasi quasi piango. Quasi quasi piango, capi. Rimarrà nella storia di questo club. Ah, che momento. Squadra che si raduna per scattare. Che momento. Sometimes all I think about is you. Hanno vinto la UEFA Champions League. Cazzo, la nostra canzone adesso diventerà molto nostalgica, ci pensate? Ci pensate che adesso la nostra canzone diventerà nostalgica? Perché ogni volta che adesso sentirete Sometimes all I think about is you, voi penserete a loro, agli eroi di questa carriera, agli eroi di questa meravigliosa carriera che abbiamo vissuto insieme e che finirà nel 2025 su YouTube. Quindi poi prima o poi la vedranno anche i ragazzi di YouTube e si emozioneranno con noi. Comunque, iniziata il 12 giugno. Ammazza, oh. Vabbè, quasi un mesetto mi ha portato via la carriera, oh. Siamo la squadra, i ragazzi hanno dato tutto, sono bellissimi. E Fleming è il miglior giocatore al mondo, bro. Allora, io avevo veramente sottovalutato la carriera con il team creato. Invece, secondo me, ne è uscita fuori una delle carriere più fighe realizzate. Veramente troppo, troppo figa. Gran carriera, gran carriera. Spero vi sia piaciuta a voi quanto mi è piaciuta a me. Mi sono divertito davvero tanto. Mi sono divertito talmente tanto a giocare sta carriera che effettivamente l'ho rushata. Perché io volevo giocarla più lento, Dio caro. Però c'avevo voglia di continuarla, perché mi divertivo. E mo porco Dio, che cazzo faccio? Ma questo è un momento tristissimo. È un momento tristissimo per me. Un'altra carriera, porco Dio, divento Giuseppe 720. Giuseppe 360, sì, scusate. Vediamo però un attimo i valori. Vediamo un attimo i valori. Aspetta, aspetta, cari. Allora, facciamo le statistiche in base alle presenze. Ato! Grandissimo giocatore Ato, ci è servito molto,
Popescu 5 presenze, un assist. Vabbè, 7 presenze alla fine Fresneda, eh. Buono. Solomon, 15 partite, 2 gol, 2 assist. Gulaksi, mazza, Gulaksi è sceso parecchio, eh. Poi il reggente Modric, pure 19 partite, buone. Gagliardo, 20 partite, 12 gol, 1 assist, onesto. Bella Ketchup, pure il suo lo sta facendo, l'ha fatto come giocatore di riserva, ottimo. È stato anche ottimo come titolare, bella Ketchup, è stato un gran giocatore. Navarro pure lui ha fatto il suo. Sto Pischello invece, ma lo sai che è fenomenale, 17 anni, 84. Cioè qui, ah raga, se facevamo un altri 2 anni di sta carriera, Miguel Fernandez, lo sai che diventava? 17 anni, 84, il regen de Firmino diventava 80.000. Poi Fatau Isaku, un giocatore che abbiamo puntato dall'inizio, che all'inizio non ci voleva venire in prestito, ci ha doggiato. Fatau, lo sai che tu saresti potuto essere uno degli eroi di questa carriera? Invece verrai ricordato, anzi, non verrai ricordato, Abdul Fatau Isaku, non verrai ricordato, perché sei stato un ottimo super sub. Ma non verrai ricordato come può essere ricordato un Pafundi. Non verrai mai ricordato come Duranville. Edoardo Bove, mio fratello cane malato. Cane malato era arrivato con tutta la prospettiva del mondo, però posso dire che mio fratello cane malato non è ancora pronto in questo FIFA a scoppiare. Secondo me Edoardo Bove dal prossimo anno, nelle prossime carriere che si faranno il prossimo anno, Edoardo Bove diventerà molto molto più forte. E secondo me avrà un potenziale più alto e crescerà molto meglio. Non mi è mai cresciuto fondamentalmente lui, eh. Non mi è mai cresciuto tanto. E l'ho giocato pure parecchio. Russo, regenne dei Chiellini, top. De Ligt, tipo il miglior difensore che abbiamo avuto, troppo forte. Ter Stegen, pulitissimo. Camavinga, ha fatto un anno da terzino sinistro, ma super solido. Super solido Kama. Scott, 23 anni, 88, un'altra leggenda del club, raga. Un'altra leggenda totale del club, il signor Alex Scott. Grande Scott. Duranville, 21 anni, 90 rated, 40 partite, 14 gol, 18 assist. Fleming, 41 partite, 47 gol, 9 assist, 93 rated. Leao, 42 presenze, 22 gol e 15 assist. Mazza, oh. Bravo Rafa, bravo. Bellingham, 43, 10 gol, 8 assist. Lewis, fortissimo, preso a parametro zero dalla benedizione divina, è diventato un mostro. Dio caro, un mostro. Araujo. Simone Pafundi, il giocatore con più partite della nostra squadra questa stagione, 54 presenze, 15 gol, 24 assist. I valori, allora, Fleming, 270 milioni, 270 milioni che però vorranno di un 400, 500, perché questo qui quando lo devi vendere, calato pure il 7%, non si sa bene, 21 anni, 93. Ma sto Solomon preso a parametro zero è diventato un mostro. Costa 60-70 milioni, o vendi? Duranville, Isaku Bono, Leao pulitissimo, Fernandez, Pafundi 215 milioni, Bellingham 170, Camavinga 135. Che squadra, oh. Bellissima carriera, ragazzi. Veramente, forse quella più divertente per me. Non saprei scegliere tra tutte le carriere che abbiamo fatto, mi sono divertito sempre, ma probabilmente questa davvero è stata la più figa, non lo so, mi è piaciuta davvero, davvero, davvero tanto.